Ciao a tutti, sono Alessandro e bentornati per questo terzo appuntamento con l'attività fisica da fare in casa durante il periodo dell'epidemia. Oggi voglio farvi vedere altri esercizi di rinforzo e di mobilità. Allora, il primo esercizio che voglio mostrarvi si chiama Saluto al Sole ed è una sequenza fatta da sei passaggi che prevede esercizi di mobilità per la schiena e di rinforzo per la muscolatura del tronco. Si parte dalla posizione prona, con le mani appoggiate sotto le spalle e il mento poggiato a terra. La prima posizione consiste nel distendere le braccia e inarcare la schiena, mantenendo il bacino poggiato a terra. Se questa posizione risulta dolorosa per la schiena, potete mettervi sugli avambracci, in questo modo è più tollerabile. Manteniamo questa posizione una decina di secondi, poi passiamo alla seconda posizione, ci mettiamo a quattro zampe, con le mani sotto le spalle e le braccia distese e la schiena in posizione neutra. Il passaggio successivo consiste nel fare un paio di volte gli esercizi che abbiamo visto nella scorsa lezione, quindi fare la gobba e spingere il sedere in avanti e la testa giù, e invece adesso spingere la pancia verso il pavimento e il sedere in alto e indietro. Un paio di volte ripetiamo il passaggio, mantenendo qualche secondo ogni posizione. Passiamo alla posizione successiva. Andiamo giù col sedere cercando di toccare i talloni, appoggiamo la fronte a terra, cercando di spingerla tra le ginocchia. Questa è una posizione di scarico per la muscolatura della schiena e la manteniamo una decina di secondi. La posizione successiva consiste, rimanendo in ginocchio, di raddrizzare il tronco, spingere avanti il bacino e indietro le spalle e sbilanciarsi in avanti. Quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio cercando di arrivare più avanti possibile senza cadere. Se fatto bene, i piedi si sollevano da terra. Cerchiamo di mantenere questa posizione una ventina di secondi. Dopodiché passiamo all'ultima posizione del saluto al sole, che consiste nel giungere le mani in preghiera in avanti, sempre sbilanciandoci in avanti senza cadere. Manteniamo ancora 10-15 secondi questa posizione e poi torniamo giù alla posizione di partenza, questa. L'esercizio può essere ripetuto 5 volte di seguito ed è la parte iniziale soprattutto dedicata alla mobilità, mentre le ultime due posizioni sono soprattutto di rinforzo per la muscolatura della schiena e dell'addome. Ok, il lavoro successivo. Ci mettiamo sdraiati supini. Io ora vi slaccio questo per comodità. Le gambe sono piegate. L'esercizio consiste nell'abbassare l'ombelico verso la colonna vertebrale. Quindi tiriamo dentro l'ombelico, continuando a respirare e lo manteniamo fino a 30 secondi consecutivamente. Se l'esercizio è fatto bene, dovremmo sentire una sensazione di affaticamento, quasi di crampo sulla parte bassa dell'addome. E rilasciamo al termine dei 30 secondi. Se vogliamo essere sicuri di eseguire bene l'esercizio, mettiamo le mani al di sopra del bacino sulla pancia e quando tiriamo in dentro l'ombelico dovremmo sentire un muscolo che da sotto preme verso l'alto e spinge fuori le nostre dita. Se sentiamo questa attività muscolare vuol dire che stiamo facendo bene l'esercizio. Questo esercizio
si può eseguire 10 volte, mantenendo sempre 30 secondi la contrazione ogni volta e facendo 10-15 secondi di pausa tra una contrazione e l'altra. Ok, ora vediamo un esercizio di allungamento per la schiena, che in parte abbiamo visto anche con il saluto al sole. Metto un cuscino per stare comodo con le ginocchia. Abbasso il sedere sui talloni, metto la fronte a terra e rimango così 30 secondi. Dopo 30 secondi mi sposto verso destra con le braccia e con il tronco, mantenendo il sedere in basso. Devo sentire il fianco sinistro, in questo caso, che si allunga e tengo giù la testa. Mantengo anche questa posizione 30 secondi, dopodiché lentamente cambio lato e vado a sinistra e faccio tirare il fianco destro. Bene, questi sono gli esercizi che vi propongo oggi. Allenatevi e ci vediamo la prossima volta con nuovi esercizi. Buon lavoro!